reale. Avete capito? Quindi, uno dei drammi dell'umanità in questo momento, ce ne sono tanti, ve ne ho descritti solo alcuni, ma ce ne sono tanti, dovete imparare tutti, studiare, li dovete studiare, non così, li dovete studiare, prendere nota, imparare bene queste cose qua e imparare a vivere in tempo reale. Questo cosa vuol dire? Che finalmente, ora vi potrei anche spiegare perché quando provo rabbia il mio fegato non soffre subito, ma lo sapete perché? Perché il corpo fisico è denso e perché affinché un principio spirituale si incarni a livello del fisico, occorre del tempo. Però questo tempo che intercorre tra il mio atteggiamento spirituale e il dolore fisico, che può essere più o meno lungo, però non vuol dire questo, non vuol dire che io, guardandomi all'interno, non possa percepire questo dolore nel momento stesso in cui metto in atto un certo tipo di comportamento. Mi capite? Non sento il dolore al fegato, però percepisco l'attrito esistenziale, perché di attrito si tratta, l'attrito esistenziale. Cos'è questo attrito? Io sono nato per incarnare la pace, la saggezza, l'accoglienza e sono qua incazzato come una iena e sto facendo il contrario di quello che dovrei fare. Questo è l'attrito esistenziale. E ancora una volta, se non percepite questo attrito, ditemi voi come si fa. Dovete imparare a percepire questo attrito. Non è una cosa impossibile, perché è un attrito. Perché è il cuore che si inaridisce, non sono frasi campate per aria quelle di Gesù, sta dicendo esattamente quello che tu percepisci. Però se tu dici, ah vabbè, sono incazzato come una iena, il fegato non mi fa male, tu entri in quella trappola mentale che ti fa dire, allora io posso andare contro le leggi spirituali, fregandomene, perché in realtà non mi causano nessun tipo di dolore. Sto facendo un ragionamento deficiente per certi aspetti, però almeno si capisce bene. Vedete l'importanza di cogliere questo attrito in tempo reale e potete farlo voi e siete già in grado di farlo questa cosa. Allora, voi tutti quanti siete già pronti per questo tipo di mondo nuovo. Parliamo della fragilità, quindi avete visto, quando è che vi potete permettere di essere fragili? Quando siete invincibili, no? Quando l'altro ha uno scudo di piombo così pesantissimo e voi per scudo avete la vostra corazza luminosa. Poi voi mi direte, sì, certo, l'altro intanto ha una scure così, me la pianta qua. Vedete cosa voglio dire? Non sto dicendo che avete torto, non sto dicendo questo. Però bisogna entrare in un altro modo di pensare. Questo altro modo di pensare non lo potete fare con il cervello. Mi seguite? E il cuore è una forma di intelligenza ben precisa. Questo lo dovete veramente capire e muovervi in un altro modo. Perché il cuore funziona su un altro piano. E ricordate che l'intelligenza cerebrale muore, quindi ogni volta che voi cercate di risolvere i problemi a livello cerebrale, non solo fate il gioco dell'oscurità, non solo siete manipolabili, ma siete nel mondo della morte. Bisogna capire bene questi principi. Sviluppando l'intelligenza cardiaca, voi incominciate ad abitare nel mondo della vita. Capite? Allora, come si fa praticamente? Poi parliamo della follia, della demenza. Non so neanche che ore sono. Che ore sono? Una volta c'era la fare al telefono, mi ricordo. Ah, ma che meraviglia! Arrivo ancora 6 ore. Ci sono domande fino adesso? Così intanto mi bevo un goccio d'acqua. Io ne avrei aiosa. Sì, a te ti conosco. Ti conosco. No, volentieri. Una. Ma non lo so, per esempio, queste forze oscure, no? Queste forze oscure che ci incatenano, che ci fanno del male, ma lavorano su delle persone. Perché poi sono comunque incarnate, quello che hai detto prima, i sanitari, i politici, i governanti, eccetera, quelli che insegnano a scuola e che non capiscono niente, quindi le forze oscure lavorano su delle persone e potrebbero anche lavorare su di noi, infatti, questo male, no? È sicuro È che lavorano sicuro, sicuro. anche E quindi noi dobbiamo contrapporci aiutando, ci tende la mano, la forza luminosa, la grazia, e noi dobbiamo rispondere o sì o no, perché ci dobbiamo mettere anche del nostro. sì, hai fatto un riassunto e va bene. Ci siamo. Ci siamo. Perché la domanda è Sì. questa. Ma se
se tutto viene, cioè il tutto, la creazione, il mondo, non è comunque, non scaturisce comunque da qualcosa di luminoso, di buono, e quindi non sarà che anche queste forze oscure sono funzionali all'armonia dell'universo, al bene? Perché Grazie. questo sarebbe molto consolatorio per me. Lo so. Se volete essere consolati, andate a un'altra conferenza. Sì, è giusta questa domanda. Questa domanda, io mi permetto adesso di andare oltre, perché se no risponderò comunque a questa domanda. Però questa è una tipica domanda cerebrale. Non è un difetto, è una domanda importante, intendiamoci. Però devo esagerare per forza, perché ora non ci capiamo. Un po' alla volta imparerete a distinguere all'interno dei vostri pensieri, intanto quelli che sono cerebrali e quelli che appartengono ad un altro tipo di mondo. E dovete imparare a distinguere, ci sono vari livelli nelle cose, esiste per esempio in questo caso un livello assoluto e un livello relativo. Il livello assoluto è che le forze oscure lavorano per le forze luminose, non c'è alcun dubbio su questo. Ci sono dei principi che sono generali, che sono così. Alla fine la luce trionfa, va bene? Alla fine l'oscurità lavora affinché noi diventiamo più consapevoli. Questi sono i principi generali, va bene? Però guardate bene la trappola in questo tipo di pensiero. Da un certo punto di vista io potrei anche cambiare la domanda e dire: ma se questo mondo è perfetto, perfetto nel senso che tutto porta poi alla luce prima o poi, perché dovremmo cercare di renderlo migliore se poi anche le forze oscure lavorano in senso luminoso? La domanda è giusta, ma è una domanda tipica cerebrale. La risposta è, forse con un'altra domanda, ma poi andrò anche un po' più in profondità. Perché mai Gesù doveva arrivare su questo pianeta? Perché lui era uno che sicuramente sapeva con grande certezza che le forze oscure lavorano per la luce. Mi rendete conto cosa voglio dire? Se ci arriviamo anche noi, che non è che siamo dei DJ, non è che siamo Buddha, cioè, ci arriviamo a questa cosa, lo sappiamo, l'abbiamo letto su un sacco di libri. È così. E questa cosa si può percepire dentro, non solo leggerla su un libro, si può percepire dentro. Ma vedete quanto tempo occorrerebbe per entrare, ognuno di questi concetti bisogna entrare all'interno e guardarlo bene. Quindi se mi guardo dentro vedo che la luce trionfa sull'ombra. In ogni caso, qual è il problema però? Che questo è il punto di vista assoluto, poi c'è un punto di vista relativo che è completamente diverso. E cioè, sapete, se voi andate dal dentista e il dentista vi sta trapanando un dente, voi potete ben dire che quando il dolore dei denti passerà, sarà tutto per la luce. Ma in quel momento ci avete un problema grosso, che è quello che vi stanno trapanando un dente. Cosa succede questo? Succede che quando vi fate queste domande, e l'obiettivo è un po', ripeto, la domanda è intelligente e giusta, però un po' alla volta, se voi imparate come funzionano i vostri schemi di pensiero, un po' alla volta sarete in grado di rispondere da soli alle vostre domande, perché l'obiettivo di uno che si propone come me, come una guida, insomma, non è quello di stare qua tutta la vita a spiegarvi le cose, è quello che voi a un certo punto abbiate la possibilità di vedere come funziona questo mondo e di rispondere voi stessi a queste domande. E guardate che l'intelligenza cardiaca è in grado di rispondere istantaneamente a questo tipo di domande. Perché certe forme di intelligenza più elevate, scusate, certe forme di intelligenza più elevate lavorano esclusivamente sul paradosso. Sapete cos'è il paradosso? Il paradosso è una situazione che apparentemente non sta in piedi. E non sta in piedi a livello cerebrale. Va bene? Il paradosso, per esempio, ma questa, la domanda è questa, ma se tutto lavora per la luce, ma adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo combattere l'ombra oppure lasciamo perdere e un giorno ci ritroveremo tutti da qualche parte? Un paradosso. Il paradosso è una situazione ingestibile a livello del mentale inferiore, va bene? Per delle ragioni sostanziali proprio, perché la nostra mente inferiore è fatta di materiale che è sempre spostato da una parte, ricordate, ve l'ho detto prima, giusto, ingiusto, bello, brutto, buono, cattivo, sempre, sempre, non ci potete fare niente, non ci si può fare niente, si può solo osservare quello che accade, ma non è possibile cambiare la mente inferiore funziona così, sempre sballottati da una parte all'altra, mai nel qui e ora, sempre nel passato o nel futuro, è proprio una caratteristica, è materia fatta così. Non c'è niente da fare, va bene? Invece l'intelligenza superiore, perché io vi sto parlando di intelligenza cardiaca,
ma esiste anche un'altra forma di intelligenza che è quella del mentale superiore. Quindi adesso vi sto parlando dell'intelligenza delle emozioni, ricordate che ho parlato tutta sera di questo. Vi sto parlando dell'intelligenza delle emozioni che esiste, che funziona in un certo modo, però c'è un altro tipo di intelligenza, che è l'intelligenza del mentale superiore. Ma per adesso parliamo di questa. Queste due forme di intelligenza funzionano esclusivamente nel paradosso. Cioè è tutto sempre paradossale. L'intelligenza cardiaca permette di osservare qualsiasi cosa contemporaneamente da diversi punti di vista. Cioè non si è più svalutati a destra e a sinistra, sarà giusto questo o sarà giusto l'altro. Vedete? Voi avete la visione contemporanea dell'insieme. Avete presente lo yin e lo yang? Un cortocircuito. Lo yin e lo yang, il bianco Sì, che contiene un pezzettino di certo. nero e il nero che contiene un pezzettino di bianco. È un'immagine che conosciamo tutti perfettamente. Come può essere vista questa immagine? Può essere vista come due aspetti contrastanti. Il bianco può essere la luce, il nero può essere l'oscurità, per esempio. Ma questa immagine può essere anche vista come complementare. Ma se noi la vediamo come complementare, non è più un contrastarsi tra il nero e il bianco, non so se riuscite a capire, non è forse semplicissimo, non è più il nero contro il bianco, che detto così sembra, allora avete capito, non è più il nero contro il bianco, vi dite, ah beh certo, è il nero che insieme al bianco creano qualche cosa, a livello di intelligenza l'avete capita questa cosa, perché non è difficile, quello che vi sfugge, che cos'è? Seguitemi bene perché è una cosa delicata, ve lo ripeto ancora. Il nero e il bianco possono essere contrapposti oppure possono essere complementari. Semplicissimo, a livello intellettuale lo capite bene. Quello che vi sfugge è che il vostro sistema di pensiero è sempre il nero contrapposto al bianco. Capite? Nonostante voi a livello intellettuale comprendiate che questi due colori possono essere e sono complementari, però dal punto di vista pratico, quando voi ragionate durante la vostra giornata, non siete in grado di rendere complementari queste differenze apparenti tra il giusto e l'ingiusto, il buono e il brutto, il bello e il cattivo, vabbè, ci siamo capiti, avete capito cosa voglio dire? A livello concettuale capite, ma quello che vi sfugge, parlo generalmente, è fare in modo che questa complementarietà si sviluppi praticamente in tutte le cose che voi guardate. Su tutti gli aspetti dell'esistenza sui quali voi ponete il vostro sguardo. E Gesù direbbe ancora una volta: guardate che bello, direbbe, voi pensate di avere occhi per vedere, ma non vedete. Voi pensate di avere orecchie per ascoltare, ma non ascoltate. Guardate la bellezza di questa cosa, che è esattamente il pensiero che vi ho appena spiegato. E cioè, noi guardiamo il mondo senza accorgersi che per tutta la vita abbiamo sempre guardato il mondo giudicandolo in qualche modo per la sua contrapposizione, però questa cosa è difficile da vedere, però a livello concettuale secondo me ci arrivate, cioè qualsiasi cosa voi guardiate c'è sempre comunque un rapporto di separazione, quando incontrate una persona, anche se siete gentili e accoglienti, c'è sempre comunque il fatto che l'altra persona è là e voi siete da un'altra parte. E che cos'è l'empatia e la compassione se no la distruzione di questa separazione, cos'è l'innamoramento? L'innamoramento, per esempio, l'innamoramento di coppia, che cos'è? È l'intelligenza cardiaca che lavora. L'intelligenza cardiaca nell'innamoramento esprime tutta la sua bellezza. Va bene? Cosa accade quando vi innamorate? Quando vi innamorate non avete bisogno di commentare quello che accade, perché siete in uno stato estatico, state bene così, siete in uno stato di innamoramento, questo stato di innamoramento è bastante in sé. In quel momento non c'è nessuna separazione, vi sentite una cosa sola con l'altra. Cosa succede però? Succede che ben presto arriva il nostro mentale inferiore a mettere i bastoni tra le ruote all'intelligenza cardiaca. Io quello che vi voglio comunicare stasera è che tutti quanti voi siete pronti per fare quel salto, per andare in quella spirale ascendente di cui parla Gesù. Avete capito cosa sto dicendo? Questo è l'aspetto consolatorio, eh? Altro che dire che tra un miliardo di anni la luce e l'ombra saranno tutti lì. Vedete, questo è un consolatorio un po' alla lunga. No, io vi sto dicendo un consolatorio di adesso. Vi sto dicendo una cosa bellissima. Cioè, voi siete già pronti, avete già tutto quello che vi serve
per far parte del mondo nuovo, capito? Più consolatorio di così. Qual è il problema? Il problema è che quando voi siete in questo sentimento di innamoramento, facciamo un'altra cosa. La fragilità di cui vi ho parlato prima, che è così bella, non è bella la fragilità. La bellezza della vita, non è la fragilità. La farfalla che vola, il fiore che resta splendente per un giorno e poi appassisce, no? Questa fragilità dell'esistenza. Le cose più belle sono fragili, variabili, cioè il gatto che cammina e che non è mai uguale a se stesso, le nuvole che passano. Vedete che devo entrare nella poesia per spiegarvi come funziona questa cosa. E la poesia è il linguaggio dell'intelligenza cardiaca. La poesia, non il commento. Mi seguite un po'? Non è più il cervello che commenta le cose, ma è la visione di qualche cosa che è bello in sé e che è completo in sé. È completo in sé, una poesia, vi piace, vi emoziona. Ascolti una musica, questa musica ti arricchisce. Cosa devi commentare? In quel momento tu sei fuori dalla trappola. In quel momento tu non sei più manipolabile, perché le forze oscure non conoscono la via del cuore. Non arrivano fino lì, non possono toccare la tua compassione, il tuo affetto, la tua fragilità. Ma vedete che bisogna capirlo bene. Se è una fragilità inventata dal mentale inferiore, ti rende fragile, ma c'hai paura. Hai paura, ti devi mettere la museruola, hai capito perché hai paura. Ma se la tua fragilità dipende dall'intelligenza cardiaca, la fragilità di San Francesco. San Francesco non è l'essere che tutti quanti noi ammiriamo, non è così, in qualche modo, no? Colui che rinuncia a tutto per amore. Non è bellissimo questo? Che dedica tutta la sua vita alla pace, all'accoglienza, che va a abbracciare i lebbrosi, non è bello? E questa è l'intelligenza cardiaca. L'intelligenza cardiaca ci fa agire così. Ma noi siamo in un momento evolutivo in cui, se non ci rendiamo conto, ogni volta che siamo in uno stato di innamoramento, cioè non più manipolabili, quindi. Vedete, lì ci possiamo permettere di essere fragili. Quando sei innamorato sei fragile. Ma la fragilità non è un difetto. La fragilità è un grande talento. Non è bello essere fragili nei confronti del proprio partner? Essere accoglienti piuttosto che essere rigidi? Non sono tutte cose che noi conosciamo. Ma cosa accade? Accade che dopo qualche secondo arrivano i nostri schemi mentali che non sopportano l'idea che tu possa essere fragile. Seguite. E perché? Perché il sistema di pensiero cerebrale muore e dal momento che muore ha paura. Quindi il sistema planetario di demenza farà affidamento sui nostri pensieri inferiori e lì siamo tutti completamente, assolutamente manipolabili. Allora bisogna entrare nel mondo della poesia, dell'arte, della commozione, delle emozioni superiori, perché lì siamo invincibili. Qual è il problema? È che quando noi siamo innamorati, cadiamo in amore. Non è così che si dice? Cadere in amore. Siamo innamorati e poi dopo qualche secondo arrivano i nostri pensieri. Quali sono questi pensieri? La paura di perdere il nostro partner. Non è così? Quando siamo innamorati non abbiamo paura di niente. Siamo invincibili, però non ce ne rendiamo conto. Ma mi capite? Siamo innamorati, non sappiamo cosa fare, è vero o no? Però ci pensa la nostra mente, perché lei sa cosa fare. Perché il compito della nostra mente è quello di distruggere ogni momento di innamoramento nel quale noi ci introduciamo. E di questo non se ne accorge nessuno. Vedete la trappola? Su cosa sarà giocato questo futuro nostro che ci aspetta? Cioè siamo innamorati, siamo già fuori dalla trappola, non siamo più manipolabili, siamo nel regno dei cieli. E posso continuare, siamo nel nirvana, posso continuare per secoli. Non ci accorgiamo che arriva il nostro mentale inferiore, che è la trappola essa stessa, quella che agisce all'interno, e quelle forze oscure che agiscono dall'interno, non all'esterno. Hai voglia di Speranza o Draghi o questi dementi, no? Questi sono peggio perché agiscono dall'interno. E noi ci attacchiamo, ci identifichiamo completamente con questi pensieri che distruggono la nostra fragilità. E pensiamo, abbiamo la falsa idea di essere più forti. Vedete? Vedete il paradosso? Noi abbiamo l'idea di essere più forti quando siamo protetti. Ma attenzione, ci sono diversi tipi di protezione, perché gli orchi hanno la pelle spessissima.
E vuoi andare lì con una spada e la spada si rompe sulla loro pelle. Hai capito? Vedete che sono costretto a far così. Voi andate con la spada, questa spada non gli fa né caldo né freddo. Qual è il problema però? Qual è il problema? Qual è il problema? Che se raccolgono un fiore non sentono nessun profumo, non riescono più a percepire la bellezza dell'esistenza, la delicatezza dell'esistenza, la fragilità dell'esistenza e si devono nutrire di carne umana. Capito come funziona? Mentre le persone più delicate un po' alla volta cominciano a nutrirsi in un modo diverso. Non parlo di carne umana, avete capito cosa intendo un po' alla volta. Vedete, questo è il mondo che ci sta aspettando, però bisogna capire bene quando arriva il mentale inferiore a rovinare tutto. E quando è che arriva il mentale inferiore a rovinare tutto? Sempre. Sempre, inevitabilmente. E voi non ve ne accorgete per un cavolo di niente. E questo è il vostro dramma. Mi permetto di trattarvi così perché. Però voi siete già pronti, è già tutto pronto lì. Dovete solo abituarvi a questa intelligenza cardiaca che agisce in un modo diverso, che agisce nel silenzio, nella bellezza, nella fragilità, nella poesia. Bisogna abituarsi a vivere in un altro modo. Bisogna accettare di essere fragili, di giocare con la vita, perché è quello che dice Gesù. Lì ritorni bambino, hai visto? Lì ritorni bambino e entrerai nel regno dei cieli. Ma questo entrerai, non è entrerai quando crepi. Ci entri subito nella linea dei cieli, perché quando sei innamorato tu sei nella linea dei cieli. Però lì cadi in amore, perché sei una testa di rapa. Invece di essere presente, facciamo così, vi do un esercizio. La prossima volta che trovate uno scarafone del cavolo e che vi innamorate, che a voi sembra chissà che poi è sempre uno scarafone tremendo, anche lì ci sarebbe da dire un sacco di cose. Fate questo esercizio. Adesso vi dico quale esercizio, però perché sennò. La prossima volta che vi innamorate, voi dite: adesso invece di perdermi in amore, mi voglio ritrovare. L'esercizio è più semplice di così, si muore. L'esercizio l'avete capito? No? Non l'avete Mi voglio ritrovare. capito? Beh, perdersi in amore, avete capito cosa vuol dire? Perdersi in amore vuol dire che. Cosa vuol dire? Fall in love, cadere Cadere, certo, vuol dire aver paura di perdere l'altro, per esempio. Non è così? O la gelosia. Cosa fai stasera? No, adesso da oggi siamo fidanzati, non guardare più i culi che girano per le strade. Da oggi ti proibisco. No, non è così? Non facciamo così? Perché facciamo così? Per paura, no? Per cosa? L'altro ha il diritto di guardare quello che gli pare, o no? Perché altrimenti fate come le forze della demenza, fate come le forze oscure, vi danno il contentino se voi vi comportate in un certo modo. Ma vi rendete conto di quello che vi sto dicendo? Voi vi comportate allo stesso modo come si comporta Speranza. Attenzione, che poi voi lo riempireste di calci in culo e poi vi comportate allo stesso modo. E questo significa, come Dark Vador, dice, dai, utilizza i miei sistemi, perché così vinco io. Di questo vi dovete rendere conto. Allora, esercizio, naturalmente so che non lo farete, però già solo il fatto che non lo farete è interessante. Cioè vi innamorerete e vi perderete ancora una volta in amore. Cosa vuol dire perdersi in amore? Cosa vuol dire ritrovarsi? Naturalmente il contrario, naturalmente. Cosa vuol dire perdersi in amore? Vuol dire che la paura di perdere l'altro arriverà e voi cosa farete? Come dei beccaccioni, voi la prenderete. Perché si sta tanto bene lì, gelosi, non fare questo, non fare l'altro. Ci sentiamo potenti, esattamente come gli orchi. E in quel momento lì la pelle, la nostra pelle, incomincia a ispessirsi. Mi capite bene? Se voi vivete in tempo reale, ma che cosa parlo a fare? Se voi vivete in questo tempo reale, allora siete in amore, avete capito? Ma ricordate almeno una volta che siete stati innamorati o no? Almeno 2 minuti. Porco Giuda. Allora, sei innamorata, Dio bene? Se tu lasci che la paura arrivi, in quel momento la tua pelle si spessisce. Lo devo spiegare? È lo stesso meccanismo della malattia, della rabbia, che ti fa ballare il fegato. Non succede subito, eppure accade in quel preciso istante in cui tu irrigidisci il tuo cuore dalla paura. Ma mi spiego? E un po' alla volta diventi un orco. Però non te ne accorgi. Perché
Perché dici, ma la mia pelle, voi farete questo esercizio e direte, Max aveva torto, perché la mia pelle è bella uguale a prima. Capito? E invece vi sbagliate. Quando è che questo muro sarà da ripitturare? Quando è che questo muro si scurisce? Tra 2 anni? No. Questo muro si sta deteriorando adesso. Poi voi potete dire, boh, io non lo vedo, neanche io lo vedo. Però non si può negare che il principio sia questo. Poi ci sarà un giorno in cui mi accorgerò di questa cosa, però questa cosa comincia adesso, non è così, tutto comincia adesso. Anche le unghette cominciano adesso, cominciano a 20 anni e poi un po' alla volta si formano, no? Non è così? Allora, in quell'esercizio che avete da fare, così riderete, rideremo insieme, ci troverete, perché di queste cose poi, qual è il mio problema? Che poi torno dopo un anno e dico le stesse cose, poi dopo 10 anni e dico le stesse cose. E voi dite che interessante, che bello, 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 bello. E quindi rifate di nuovo l'esercizio. Fino a quando un giorno scatta qualcosa. E perché scatta qualcosa? Adesso arriviamo al punto fondamentale. Fino a qua ci siamo. I principi spirituali sono semplici, però per noi diventano complicatissimi. Avete capito perché? Perché li cervelliamo in continuazione. Bene. Scusate. Seguitemi ancora un po', ce la fate ancora un po'? Sì. Ancora un po'. Allora, in questo periodo evolutivo, quindi questo spirale ascendente ci sta aiutando. Cosa vuol dire questo? Che la difficoltà che voi trovate per fare queste cose sarà sempre minore.